Spacciava anche nel periodo in cui era agli arresti domiciliari grazie a una rete di pusher organizzati in maniera capillare, cocaina, hashish e marijuana, tra le staffette per portare la droga dal territorio campano a quello pontino aveva reclutato anche un carabiniere infedele poi cacciato dall'arma. Nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Cassino, Italo Laracca, 40 anni, è descritto come una delle menti dell'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti smantellata dai carabinieri di Formia. 17 le misure cautelari eseguite, tra cui 4 arresti in carcere, due domiciliari, elicotteri, unità cinofile, perquisizioni anche fuori regione. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre del 2020 e sono andate avanti fino a maggio del 2021. Le piazze di spaccio individuate tra Castelforte, San Cosme e Damiano, Minturno, Formia e Cassino. Nelle carte dell'inchiesta cognomi di peso nel panorama criminale della zona: Bonifacio, Antinozzi, Pandolfo, Buonamano, soggetti vicini ai Mendico Antinozzi, clan di Camorra autoctono, riconosciuto dalle sentenze collegato ai casalesi. Tra le accuse anche porto d'armi, pistole detenute illegalmente per regolare i conti in caso di contrasti, intercettazioni, pedinamenti. L'operazione Anargiri 2 ha portato anche a 10 arresti in flagranza e al sequestro complessivo di circa 1 chilo tra cocaina, hashish e marijuana, droga che arrivava da Napoli e Roma per rifornire il Sud Pontino.